Lo sport in movimento è una cura per il corpo e per la mente. Ad affermarlo non sono solo i medici, ma anche chi pratica le discipline all'aperto. Mens sana in corpore sano, una filosofia di vita che gode sempre di maggiori riscontri. Si è parlato anche di questo durante un incontro a Capurso nel Barese, organizzato da Vito Cassano, presidente della BioAmbra New Age, e dal giornalista Vito Pregigallo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Tra gli ospiti, il top runner Vito Sardella, già 12° classificato alla maratona di New York 2003, e Francesco Saccente, runner scrittore, che ha svelato nel suo libro Vizi e virtù dei podisti. La parte negativa è quella che diventa sul social, quello di atteggiarsi e spacciarsi per chissà chi. Alla fine siamo solo dei dilettanti in pantaloncini a canotto. Per un atleta, prima di Dio c'è il personal best, appena subito dopo c'è Dio, e poi c'è il GPS che l'ha sempre attaccato, il cronometro, anche quanto tempo sta a letto con fa l'amore con la patria, cronometro anche i tempi dell'orgasmo, c'è l'atleta che vive con il GPS nella testa. Molto spesso sono anche coach, cioè c'è gente che va a 10 e fa le tabelle di allenamento a quelli che vanno a 12, per dire.